Oh ragazzi, un saluto da dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia. Oggi vi voglio parlare e mettere in guardia di una cosa importantissima, che sono i denti fatti di PMMA. Ok, ve ne parlo oggi perché abbiamo capito che c'è qualcuno, non in Italia, ok, e neanche in Sardegna, e che non fa tanta pubblicità in Sardegna, all'estero c'è gente che truffa, fate attenzione, perché vi vendono i denti di PMMA a prezzi elevati, però la gente non sa che cos'è il PMMA e quindi io mi arrabbio quando vedo queste cose, perché penso quanto uno deve lavorare per mettere da parte i soldi e poi mettere in bocca il PMMA venduto come se fossero denti definitivi. Io oggi vi faccio vedere che cosa è il PMMA, ok? Perché uno legge PMMA nel preventivo e non capisce di che si tratta. Quindi fate molta, molta attenzione quando dovete curare la bocca, non dare i soldi a gente che vi vende i denti come se fossero definitivi, fatti con il PMMA. Ok, io apro qua, non mi interessa fare nomi né mettere sotto accusa i colpevoli, ma semplicemente focalizzarmi sul tipo di truffetta che viene fatta. Questo è un preventivo che ci manda un paziente, protesi avvitata immediata armata in PMMA, 12 denti, protesi avvitata immediata armata in PMMA, 12 denti, uno non sa di che si tratta questo PMMA, un paziente mediamente forse capisce protesi e avvitata, già armata, cosa? L'armata Brancaleone, PMMA, non so, legge alla fine, va qua, 5.000 euro, 5.000 euro dei denti di PMMA. Il PMMA è praticamente un disco che viene usato nei robot con cui si fanno i denti. Tenete conto che noi qua in Moldavia col PMMA ci facciamo i denti provvisori, ok, da buttare dopo 6 mesi. Questi sono denti da buttare dopo 6 mesi, che non ha assolutamente un senso vendere come definitivi a 5.000 euro. Anche perché se io vi dico quanto costano questo disco, voi non ci credete. E Octavi, quanto costa questo disco di PMMA mediamente in euro? 50 o 15? 30 euro. 30 euro ragazzi, 30 euro questo disco, e ci escono mediamente tre arcate si fanno da qua. Tre si possono fare, loro sono designer, loro si occupano qua in Moldavia, guardate qua facciamo solamente design in house, in più trasmissione dati, telemedicina. E fate attenzione, un disco qua di 30 euro che ci escono tre arcate di plastica, ok, di plastica, perché di questo si tratta, perché questo, se io te lo faccio vedere di che si tratta, adesso capisci di che si tratta. Questi sono i denti per esempio in PMMA che in alcuni studi dentistici li vendono come definitivi. Questi sono i definitivi che uno viene a fare in Moldavia, ok? In Moldavia qua si fanno le cose un pochino diversamente. Questi, per intenderci, sono i denti di PMMA, ok? Questi sono i denti di PMMA, ma parliamo di tutt'altra cosa. Questi sono denti che stanno in bocca 6 mesi, massimo un anno, ma poi li buttiamo. Questi sono denti che servono solo a far guarire le gengive, ok? Però se vuoi guadagnare come dentista, vendi questi denti qua, che andiamo adesso a vedere su Wikipedia. Sono dei denti questi che non possono essere venduti a 5.000 euro un'arcata. Ora capisci che una persona per mettere 5.000 euro da parte deve lavorare un sacco di tempo, ok? Una persona per mettere 5.000 euro da parte ad arcata, perché poi si tratta qua di costo solamente per 12 denti, quindi solo un'arcata, 5.000 euro, poi la chirurgia, gli impianti sono altri 7.000 euro. Ora capisci perché la gente se ne va.
perché la gente apre il computer e se ne va fuori. Non è solo una questione di prezzo per prezzo, costo per costo, è una questione proprio di cosa ti mettono in bocca, di quanti soldi devi sborsare da dare nelle mani magari di questi furbetti, che poi magari se ti si rompono ti dicono vabbè, ma questa era un'arcata provvisoria, quella definitiva la dobbiamo fare, e ridai. E allora ancora a spendere soldi dal dentista. Ora sto aprendo per farti vedere di cosa si tratta il PMMA, è un polimetil metacrilato. Ok, questo è pubblico, puoi andare su praticamente su Wikipedia. Cos'è? Plexiglass. Ok, stanno mettendo in bocca i plexiglass. Ok, un plexiglass. Questo è plexiglass, 30 euro, 15 euro costa un disco, e non è che lo prendiamo dalla Cina, questo è un disco made in Germany, dalla Germania arriva questo, ma sono materiali e plexiglass, dai, non puoi vendere un'arcata di plexiglass a 5.000 euro, queste sono veramente le cose che mi fanno arrabbiare. I denti che noi facciamo all'estero sono denti che, se mettiamo... Il plexiglass lo mettiamo per 6 mesi per far guarire le gengive, non di più. E ora ti faccio vedere qua delle arcate, per esempio, definitive, premium, superior, arcate che, ok, questa per esempio all'estero, una premium, costa sui 2.500 euro, ma sono denti di tutta altra fattura. Questi qua, questo non è plexiglass, questo è plexiglass. Questi sono denti sopra in zirconio, sotto composito, con gengive iperrealistiche. Lo zirconio che poggia, vedi, blocchi di zirconio, questo è il materiale estetico, che va a poggiare poi sopra la struttura in titanio, con le gengive in composito che possono essere ribasate. Ok, in Italia non è vietato mettere il plexiglass in bocca alle persone, farci la pubblicità. E assolutamente non sto dicendo che è una truffa, però vi sto dicendo fate attenzione perché i materiali non sono tutti uguali. Ok, andare a chiedere 5.000 euro per un dischetto che ti costa 30 euro e ce ne escono 3 di arcate, 15.000 euro, non scherziamo con la vita delle persone, non scherziamo con il tempo che devono impiegare le persone a mettere da parte quelle somme. Ok, magari non mandando i figli all'università, oppure si devono indebitare per portarti a studio questi soldi. Questo era un piccolo video che vi volevo fare, che spero che in futuro aiuterà veramente tante persone. Ok, se non capite quello che vi propongono nel vostro paese, fatevi prima un giro e ci chiedete, noi vi diciamo. Io vi faccio un saluto, ragazzi, qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove qua facciamo più di 4.000 arcate complete ogni anno con materiali top di gamma, non con materiali che durano poco in bocca, che poi si rompono. Qua abbiamo appena montato altre 10 arcate questa mattina. Questi sono gli articolatori vuoti. Ormai i denti sono nella bocca dei pazienti, i pazienti oggi partono, li vedi là che gli stanno montando le arcate, là, qua ce n'è altri che aspettano, qua c'è un'altra arcata che ora deve essere montata sulla bocca di un paziente. Questo è il motivo per cui la gente va all'estero, perché ci sono quelli che si fanno fregare, che in genere sono quelli che non approfondiscono, che va bene anche spendere 20-30 mila euro là, però stai là, quindi in caso di problemi sto là. Ok, ma che ti stanno mettendo in bocca? Fate attenzione. Un saluto.